Ci stiamo impegnando per il decoro e poi la pulizia della città, e quindi continueremo ovviamente nel corso delle feste. Quello che ci preoccupa in questo momento è un po' il dato del numero dei positivi, che ci impegna su un servizio dedicato che forse non si vede, che è importante, quello è il ritiro dalle abitazioni dei positivi, che sono purtroppo, ahimè, in crescita, e che dove abbiamo un servizio dedicato due giorni alla settimana, dove andiamo direttamente alla Cerra, in modo che il rifiuto segue un tracciato differente rispetto a quello ordinario. Oggi siamo qui per questa inaugurazione, abbiamo contribuito attraverso e contribuiremo per tenere, come altre zone della città, pulita e decorosa, insomma, i vari punti anche di aggregazione, spazi, insomma, verdi, insomma, della città. Quindi continuiamo in questa opera in modo continuo, senza fermate nel corso del periodo festivo. Per il nuovo anno si prevedono dei cambiamenti, ci sono delle nuove linee guida che saranno adottate? No, vabbè, continuiamo, noi siamo adesso impegnati sul discorso, abbiamo anche pronunciato un po' al convegno, al focus su rifiuti che abbiamo fatto, saremo impegnati nel discorso della TARIP, ma in particolare propedeutico un po' tutto sarà il PNRR, che ci consentirà un po' di consentire degli investimenti per poter andare a migliorare l'efficienza e la qualità del servizio. Grazie tanto. Prego.